a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi, come avete letto dal titolo, video sui miei prodotti preferiti del periodo. E se ve lo state chiedendo, non lo so, ho sulle labbra la nuova pastello di Neve Cosmetics Mandragora, che è un colore veramente bellissimo, perfetto per tutti i giorni, appunto, mi sta piacendo tanto, quindi ve l'ho detto subito. L'ho presa da una profumeria in centro a Modena. E ce l'ho da soli 2 giorni e mi sta piacendo tantissimo. Le pastello labbra di neve sono un prodotto appunto che mi è sempre piaciuto, hanno sempre un'ottima qualità, possono essere usate come rossetto, come faccio io, oppure proprio come matita per contornare le labbra, e sono ottime. Quindi, oltre a essere un prodotto che sto indossando, è uno dei prodotti preferiti. E iniziamo subito, continuerei con i prodotti preferiti per le labbra, e c'è una tinta di Puro Bio, questa è la numero 07, che vi ho fatto vedere nel video haul degli acquisti fatti da Scrigno Bio, l'ho presa lì, è questo color vinaccia, non so come chiamarlo, un colore bello, bello scuro, bello intenso. L'applicatore è comodissimo, si riesce appunto a disegnare bene i bordi, a riempire le labbra, ha un'ottima durata, non secca le labbra assolutamente, il colore appunto è bello pieno, rimane confortevole, mi sta piacendo tantissimo e non escludo di riacquistarlo anche in altre tonalità. Poi, sempre per le labbra, un'altra tinta labbra che mi sta piacendo veramente tanto e che sto utilizzando tutti i giorni è questa qui di Nabla. Anche questa ve l'ho fatta vedere in un video haul ed è Noblesse Oblige. È questo colore malva berry bellissimo, un bel rosato, ha un punto di colore che non avevo. Anche qui l'applicatore è comodissimo, praticissimo, si riescono a disegnare bene i bordi. Con una sola passata si fanno tutte le labbra. Mi piace tanto, tanto, tanto. Anche la profumazione del prodotto è molto dolce, molto, molto buona. E mi ci sto trovando benissimo. L'altro giorno avevo una laurea e l'ho indossato. Sono partita di casa praticamente alle 9 di mattina e alle 10 e mezza di sera, quando sono tornata, era sempre lì. L'ho ritoccata semplicemente una volta al centro, ma giusto poco perché dopo il pranzo mi era leggermente andata via, però mi è durata veramente tantissimo e penso che sia il colore da tutti i giorni che di più mi piace, insieme anche alla pastello di neve Mandragora, che più o meno anche è lo stesso colore e sono 2 prodotti ottimi per tutti i giorni, mi piacciono tantissimo. Poi un altro prodotto per le labbra invece che mi piace anche questo tanto è questo lip balm di Beauty Made Easy. Questo ve l'ho fatto vedere nel video haul degli acquisti fatti su Ariel Beauty, sugli shop, ed è questo che ha quella appunto bombatura cunetta a forma di uovo. Questa è la profumazione lampone ed è veramente buonissimo, è praticissimo, vedete, è piccolino, si porta bene in borsetta e poi insomma idrata veramente tanto 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 bene le labbra, cosa che in questo periodo, perlomeno le mie, hanno veramente tanto bisogno di idratazione perché c'è veramente tanto freddo, tira vento, perlomeno qui dalle mie parti, e questo è un prodotto salva labbra, mi sta piacendo tantissimo e addirittura lo sto preferendo agli addolcilabbra di Alchemilla perché è molto più idratante e poi lascia sulle labbra quell'effetto lucidino che secondo me è fantastico appunto da tutti i giorni anche per il lavoro, perché comunque rilascia anche un leggero effetto lucido, sembra quasi che abbiate il gloss, invece è un prodotto idratante, mentre gli addolcilabbra di Alchemilla purtroppo risultano sulle labbra abbastanza opachi, quindi non si percepiscono, e questo invece è ottimo prodotto. Poi passerei a 2 prodotti che praticamente sono 2 in 1, ovvero le creme mani di Maternatura, scusatemi. Questa è quella Peonia e Mirtillo. Non so se vi mette a fuoco la crema mani, ok? Questa è quella appunto, come dicevo, peonia e mirtillo, e questa invece è quella ai fiori d'arancio, fiori di ciliegio. Eccola qui. Sono entrambe 2 creme mani ottime, sono entrambe certificate IAB, sono vegane, contengono 40 ml di prodotto, quindi sono veramente piccolissime e praticissime da portare in viaggio. La particolarità di queste creme è che sono super idratanti ma leggere, ovvero mettete una piccola quantità appunto di prodotto sulle mani e vi idrata tantissimo. Anche se avete le mani screpolate, vi risolve la screpolatura, perché a me appunto mi ha idratato proprio in profondità le mani.
La cosa che mi è piaciuta di più di questo prodotto è che non mi ha lasciato le mani comunque sia unte, perché spesso le creme mani, quelle anche super idratanti, lasciano quella sorta di alone sulle mani bello untuoso, che poi a lungo andare con il toccare le altre cose diventa quasi appiccicoso, mentre queste appunto lasciano un tocco abbastanza asciutto e appunto vanno però a nutrire e riparare le mani, e sono due prodotti fantastici che tengo, uno in borsa, uno in macchina oppure uno in borsa, uno in ufficio, insomma ho sempre una di queste creme mani con me dietro. E poi anche il prezzo è piccolissimo, perché mi pare costino intorno ai 4-5 euro, insomma per un prodotto super valido ve le straconsiglio. Ci sono anche in altre profumazioni, quindi andateci a dare un'occhiata. Poi passerei a un prodotto corpo che mi sta piacendo veramente tanto, ed è il deodorante, questo qui di L'Amazzona, che mi è stato omaggiato al Sana. È un deodorante solido, è a base appunto di bicarbonato, di palmarosa, ed è veramente buonissimo. Io ce l'ho da settembre, non mi ricordo quando era il periodo del Sana, mi pare il 9-10 di settembre, e ce l'ho ancora tanto così, ne basta veramente poco e va praticamente a... evitare appunto una sudorazione eccessiva. E io l'ho utilizzato sia in quel periodo lì di quando l'ho preso al Sana, quando insomma me l'hanno dato al Sana, che era comunque abbastanza ancora caldo, quindi anche alle giornate calde tiene bene a bada la sudorazione, e anche in inverno è un ottimo prodotto. Va lasciato un attimino a asciugare sotto le ascelle, perché comunque se poi andate a mettere un maglione nero tipo quello che io indosso adesso può lasciare qualche macchia, però a quanto ha tenuta è un prodotto fantastico che sicuramente appena finito ricomprerò, perché mi piace tanto. L'utilizzo è semplicissimo, basta bagnare o le ascelle, basta non umidirle, oppure bagnare il panetto e poi si passa sotto l'ascella, va messo un attimino ad asciugare prima di riporlo nella confezione, e poi appunto si rimette dentro e il gioco è fatto. E appunto mi sta piacendo tanto, è comodo anche da portare in viaggio, perché se per dire prendete l'aereo non avete il limite poi del peso del liquido, perché appunto essendo in panetto è praticissimo. E poi la cosa che mi piace comunque sia del brand, di cui vi ho fatto anche un video apposito e vi lascio nel box informazioni, è che comunque sono molto attenti alla missione zero rifiuti. Appunto tutto quanto il packaging e il prodotto è tutto biodegradabile, perché appunto il prodotto una volta finito non rimane niente, non rimane una confezione se non il cartoncino, che è completamente compostabile, quindi non abbiamo plastica o rifiuti. E in più appunto, come vi ho detto all'inizio, dura tantissimo, perché io ce l'ho da quasi 3 mesi e è ancora qui, quindi dura molto di più di un normale deodorante, e poi è fantastico, quindi ve lo straconsiglio. Se non l'avete provato, provatelo, perché è ottimo. Poi un prodotto viso che mi sta piacendo tantissimo è la maschera peel off della Saponaria. Mi è rimasta soltanto questa qui già aperta, perché avevo due buste e l'altra l'ho terminata. Vi ho fatto un video appunto su questa maschera in cui la apriamo insieme, vi faccio vedere il risultato che lascia sulla pelle. È una maschera alla polvere di riso e alghe marine. Va mescolata appunto con dell'acqua e poi si applica sul viso e si rimuove proprio con un effetto peel off, quindi come una seconda pelle si porta via. Porta via con sé questa maschera dopo la rimozione tutte le impurità che si sono depositate all'interno dei pori della nostra pelle, appunto libera dalla sporcizia la pelle, la lascia respirare, la lascia bella pulita e luminosa. E io solitamente la potenzio con un olietto o con un siero, e vado per dire, l'ho fatta oggi e sono andata ad inserirci all'interno il siero. Adesso ve lo prendo. Questo qui è il siero viso di Biofficina Toscana, che è il siero viso riequilibrante. Sono andata a mettere qualche goccia di questo prodotto qui, che adesso comunque è terminato, e praticamente sono andata a mettere un po' di gocce, l'ho mescolata con l'acqua e l'ho stesa sul viso, e appunto dà anche un effetto bello idratante, quindi quando andate a rimuovere non dà quell'effetto secco, e mi piace veramente tanto. Questo prodotto e questo che vi mostro li ho presi da Scrigno Bio. Questa è il gel a doppio acido ialuronico di Naturequa, non ve l'ho fatto vedere. Li ho presi da Scrigno Bio, la bioprofumeria online di Bologna, che ha anche il punto fisico nella loro farmacia di Santa Ester.
cioè è attivo, scusatemi se riesco a parlare, è attivo un codice sconto per voi che mi seguite del 15% su tutti i prodotti, fatta eccezione per le promo kit, prodotti già scontati, se appunto fate l'acquisto entro il 31 di dicembre, quindi è un ottimo sconto. Vi lascio poi comunque sia il codice qui nel box informazioni e tutti i link al sito. Così appunto se avete ancora da fare qualche pensierino, un acquisto per voi, un prodotto che vi piace, avete appunto la possibilità di acquistarlo con il 15%, che non fa mai male, insomma è anche un bello sconto che non si trova tutti i giorni. E tornando un attimo al prodotto, scusate, richiudo parentesi, è questo gel appunto a doppio acido ialuronico di Naturequa, è un gel trasparente che ha un doppio peso molecolare, quindi va a idratare più in profondità e in superficie la pelle. E mi piace veramente tanto, soprattutto perché, come vi dicevo, come saprete appunto se mi seguite, ho la pelle veramente tanto secca del viso e mi serve qualcosa che vada ben a idratare la pelle. E questo prodotto fa questo appunto. Mi riempie appunto anche un pochino i segni d'espressione che si stanno iniziando a far vedere, ha quasi 25 anni. Comunque appunto mi va a riempire un attimino anche quelle rughette d'espressione e poi mi va ad idratare veramente tanto in profondità la pelle, me la rimpolpa, la rende anche abbastanza luminosa perché devo dire che comunque mi dà anche un bel effetto luminoso sul viso e mi piace tanto, si assorbe in fretta, basta veramente poco prodotto e niente, ottimo, ottimo. Poi un altro prodottino che più che essere un prodotto è un accessorio è la fascia unicorno di Beauty Things Handmade. Anche questa in esclusiva la trovate su Skrinio Bio, quindi anche di questo prodotto vi lascio comunque sia il link, insomma il codice sconto per acquistarla su Skrinio Bio. È interamente fatta a mano, è in cotone, è una fascia che serve appunto per tenere bene fermi i capelli quando la mattina vi lavate il viso, la sera vi struccate oppure quando vi truccate così che non vi ritrovate i capelli sul viso. È un prodotto che anche questo mi sta piacendo tantissimo, lo sto sfruttando veramente tanto e niente, è un prodotto che vi volevo rimostrare perché è il mio preferito, uno dei miei preferiti del periodo. Ultimo prodotto, ma non per importanza tra i preferiti, è questo balsamo lisciante qui di Biofficina Toscana. Ok, l'ha messo a fuoco, sì. È uscita appunto con la nuova linea lisciante che è stata presentata da Biofficina Alzana. È presente appunto anche la lozione in crema da applicare a capello asciutto o umido e poi è presente anche lo shampoo. Io ho tutte e tre la combo di prodotti, però ho iniziato ad utilizzare questo balsamo perché avevo terminato il mio e ho ancora tanti shampoo aperti e la lozione ancora quella ristrutturante della linea permanente, insomma, della linea vecchia, aperti e quindi non mi andava di andare ad aprire altri prodotti visto che comunque hanno una scadenza, eccetera. Quindi ho detto intanto utilizzo il balsamo che comunque serve meno prodotto e quindi mi durerà più nel tempo e poi andrò a completare appunto la combo di prodotti con lo shampoo anche e la maschera e la lozione lisciante che comunque poi vi farò un video review di tutti e tre i prodotti insieme una volta che avrò collaudato la combo. Comunque parlando di questo balsamo è un balsamo con estratto di uva e succo di melograno bio toscani. Mi sta piacendo veramente tanto perché io ho già i capelli lisci di mio, quindi non andavo a ricercare più di tanto il potere lisciante perché già come potete vedere li ho, veramente sono veramente dei capelli lisci spaghetto, quindi più di così si muore, non serve per me poi andare a fare la piastra, quindi è un elemento quello, una fonte di calore che proprio i miei capelli non vedono mai. E quindi non andavo a ricercare tanto l'effetto comunque lisciante, ma quello è più disciplinante e anche nutriente. E questo è quello che fa questo balsamo, mi piace tanto perché comunque si appunto idrata, districa e disciplina molto bene il capello. Anche se comunque purtroppo per il momento, lo testerò meglio comunque, il mio preferito della linea Biofficina Toscana rimane il balsamo volumizzante protettivo, che comunque sia il mio balsamo preferito in assoluto di sempre della storia. Non ho ancora trovato un balsamo che mi districhi, che mi dia quel nutrimento, quell'idratazione del capello tanto quanto quel balsamo lì. Però questo devo dire che mi sta piacendo tanto e potrebbe essere appunto un'alternativa a quello. Se avete comunque i capelli anche abbastanza crespi, che vi serve, e quindi vi serve un balsamo che oltre a nutrire e idratare i capelli vi vada anche a disciplinare e magari nel vostro caso anche a lisciarli, quindi mi sta piacendo tanto e non escluso che
lo alternerò anche in futuro al volumizzante protettivo. E niente, questi erano tutti i prodotti preferiti del periodo, nelle vacanze di Natale, perché appunto sarò a casa in ferie dal lavoro, inizierò a girarvi il video sui prodotti preferiti di questo 2017. Fatemi sapere se vi interessa un video appunto diviso in, cioè se vi interessa, sì, me l'avete detto comunque in un sondaggio su Instagram, però vi volevo fare un video, fatemi sapere se siete d'accordo, due video appunto, uno dove vi mostro i prodotti magari di make-up e capelli e l'altro viso e corpo, insomma, se vi interessa appunto che siano due video ben distinti, altrimenti mi viene un video di 2 ore e oltre a fare una fatica immensa io a girarlo, magari vi annoiate anche voi. Quindi se questa idea vi piace, fatemelo sapere o con un like al video oppure con un commento. E poi ho acquistato l'altro giorno dalla bioparfumeria Ecococcole, che appunto ha aperto da poco il sito online, altri prodotti, diversi prodotti puro bio che sono andati a completare appunto con i prodotti che già avevo, la mia base viso, appunto la mia base make-up, che è anche quella appunto che indosso in questo momento. Ho acquistato il correttore aranciato, il correttore sublime, la matita per le sopracciglia, il mascara, insomma ho preso diverse cosette. Quindi fatemi sapere se vi può interessare un video in cui vi mostro tutti, vi mostro come realizzo una base con i suoi prodotti puro bio, così magari ci divertiamo un attimo a girarlo insieme e magari puntiamo tutto sulle labbra con la lip tint, questa qui bella scura. Fatemi sapere se vi piace l'idea di vedere sul mio canale un video del genere. Io vi mando un grosso bacio, vi auguro un buon fine settimana e ci vediamo al prossimo video. Ciao!